Ed eccoci qui, Samuel, pronti a immergerci in un mondo magico, no? Un mondo di superpoteri, di simpatia anche, no? Di... Ci sono questi protagonisti nuovi, sì. Nove sono i formulini, si chiamano così, hanno un grande cuore, ma soprattutto hanno anche dei grandissimi superpoteri. E qui con noi accanto abbiamo l'autrice di questa collana, Edizioni Aboca, Elisabetta Mauti. Ciao Elisabetta. Ciao Elisabetta. Ciao, ciao a tutti. Formulini, ecco. Chi sono? Noi possiamo già subito far vedere una faccia, certo, non molto. Volentieri. Sì, facciamo vedere questo. Allora, facciamo vedere questo primo formulino. Un volto è bellissimo, no? Naturalmente è una pianta. Come sapete, Aboca è una casa farmaceutica, sì, che utilizza le piante, il potere delle piante, e da cui sono nate questi nove formulini, che sono piante che hanno un potere. Questa è una mamelide. Questa è la mamelide, esattamente. Come vedi, c'è un piccolo paracadute fatto da una foglia col quale è volato dal Canada fino in Toscana, dove c'è il prato dei formulini. Dei formulini, e così ho avuto modo di conoscerli. Di conoscere gli altri, certo. E noi come facciamo a conoscerli, questi formulini? Che cosa vuoi dire? Allora, è una collana. Sì, quindi... è una collana. Sono nove, come giustamente, sì, avete tutti, maschi e femmine, ognuno con la sua personalità, ognuno col suo potere. Hanno un potere medicinale, ma hanno soprattutto un potere fantastico. Ecco. E quindi c'è chi permette di smettere di litigare, per cui avvolge gli altri, diciamo, in questa benevolenza che ammorbidisce i conflitti. C'è chi, come camomilla, soffia e tutti si addormentano. C'è chi ha una voce portentosa che arriva lontanissimo. Quindi, a secondo delle caratteristiche delle piante, come vi immaginate, si sviluppano dei poteri fantastici. E in questa prima avventura, che cosa succede? Senza dire troppo, però qualcosina, no? So, per capire come è un'avventura di un formulino. Ragione. Diciamo che Amamelide si sveglia una mattina sotto una coltre di neve e decide di fare un viaggio. Però un fiore non prende un treno. No. Prende il vento. E quindi il vento che parte dal Canada attraversa l'oceano e Amamelide con lui. Incontrano un aereo e sull'aereo ci sono tanti personaggi, mamme, papà che viaggiano e anche un bambino che è l'unico che si accorge di Amamelide. I due si salutano e Amamelide atterra in questo prato dei formulini dove, come dicevi Marta, fa gruppo, inizia a conoscere gli altri e piano piano diventano una piccola comunità. E litigano ogni tanto i formulini? Ogni tanto litigano, sì, però... Però poi trovano una... Qui ce n'è un altro di formulino, lo vogliamo vedere anche questo? Ecco, è una formulina, è molto importante e tutti la conoscono, anche se a volte i bambini non la riconoscono, perché è quel fiore che si attacca ai vestiti quando cammini, hai presente, si attacca al pelo del cane, sì, e così viaggia, sì, in questo volume in cui parliamo di biodiversità. Perché dal prato loro si spostano nel bosco e nel bosco incontrano animali, piante, uccelli, tutti diversi. Ma guarda che, a parte che i nomi li conosciamo poco anche noi, cioè anche gli adulti, è in effetti. È proprio così. Cioè io non vorrei dire, ma questo qui... Tu, Samuel, lo chiami il Peru Peru. Sì, quello allora, è un soprannome, sì. Ma mai avremmo detto Agrimonia, quindi no, è anche istruttivo da questo punto di vista, veramente, sì. ti apre un mondo. E, dunque... Beh, allora, che dire? Cioè, poi gli altri, possiamo vederne, certo, alcuni? Vediamo se ci sono anche gli altri dentro, perché sono molto caratteristici. Trovi un paio di pagine in cui vengono proprio presentati, ognuno con la sua personalità. Ecco. Nell'idea che anche i bambini, no? Ognuno ha la sua personalità, certo, ognuno ha il suo lato positivo, magari qualche lato da aggiustare un pochino, però chi è che non ce l'ha? Certo. E quindi come i formulini anche noi abbiamo cose belle, cose magari su cui lavorare un po'. Certo, e poi ci sono anche, c'è un invito anche a trovare il proprio superpotere, sì, no? Perché ogni formulino ha il suo superpotere, ne sono consapevoli, ma anche i bimbi, no? Devono diventare consapevoli, sì, di questa in cosa. In fondo i bimbi, no? Tutti quanti siamo stati bambini, la parte più difficile dell'essere bambini è che tu non sai bene se hai dei superpoteri poteri e quali sono. Allora pian piano li devi scoprire. Quando diventi grande, diciamo, le cose vanno meglio perché tu hai le idee più chiare. Certo. Ecco. Voglio chiederti una cosa: resteranno nove o diventeranno questa di più? Questa è una domanda interessantissima. Voglio saperlo, perché adesso sono nove, però. Però potrebbero benissimo diventare di più. Allora ti direi che, siccome è una storia che cresce, perché è una serie di puntate, come nella vita, sì, o come nelle serie, no? Che adesso vanno tanto,
non escludo che arriverà il decimo o la decima formulina. Ah, okay. Wow. Potrebbe essere. Attenzione, perché e noi siamo pronti ad accoglierla. Assolutamente. Sì. E allora guarda, ti ringraziamo tantissimo. Grazie, Elisabetta, è stata una chiacchierata bellissima, ci hai portato in questo mondo dei formulini col sorriso, anche col beh, bello anche come racconti, sì. Veramente, cioè, c'è l'entusiasmo che si vede già nelle pagine, sì. Tra l'altro l'illustrazione di chi l'illustratore sono? L'illustratore è bravissimo, si chiama Gaetano, lavora per Aboca, è un artista secondo me. A questi disegni proprio, come dire, paciosi, sorridenti, divertenti, che ti tirano dentro. Grazie. I formulini, edizione Aboca, una collana, mi raccomando, seguiteli e magari seguiteli anche, cercateli al Salone del Libro. In che padiglione siete? Voi? C'è il padiglione ovale, se ovale. Passate c'è un bosco, se dici così è perché non l'hai ancora visto, allora devi fare un passaggio. No, non l'abbiamo ancora visto. No, un bosco dobbiamo, no. Dobbiamo allora vi invito. E allora ci vediamo nel bosco. Ci vediamo nel bosco. Grazie, ciao. Grazie a voi.